cioè a me dai la suola di una scarpa, non ho capito. È quella dei vecchi. Cioè a me anzi dovresti l'ho spostata. Ok, siamo pronti, eccola, sono allora l'associazione culturale di Via Colombo di Jesolo, sono pronti. Ti volevo dire Roberto, dimmi. Che arriva questo carro nella penombra, vedi, della notte, della sera che scende, si innalza, ma le luci che trasmette, ragazzi, Remo non stare a dirlo, no, infatti non ho detto niente, creo solo curiosità. Ok, ciao, ok, ciao. Allora lasciamo l'immaginazione. Ma nell'umido, non lo so. Aspetta, no, pensavo che non conosci, mettiamolo qua. Qualcuno ha perso una ciabatta, no? Ok. Ciao. Come state? Tutto bene? Siete pronti, ragazzi? DJ lì. Un attimo tecnico. Esatto. Tanto oramai è carnevale notturno. Siamo abituati. Thank you.
Bravissimi, bravissimi, gli amici, l'associazione culturale, amici di Via Colombo di Jesolo, ci hanno portato all'interno il coraggio di saper sognare. E naturalmente con queste luci, veramente questi bellissimi costumi, ragazzi, grazie, ci avete fatto sognare. Il cielo di Consalve, guardate che magia, questa è la felicità. Un carro meraviglioso, luccicoso, un corpo di ballo eccezionale, siete stanchi ragazzi? Wow! Vai giuria, su con la paletta! Vai, 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 su con la paletta! Paletta ampla e di 10! No, 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 no! Allora, non vedo, non vedo! No, c'è un 9, c'è solo un 9, ripeto, c'è solo un 9, tutto il resto sono 10. Siamo gli amici di Via Colombo, volevamo ringraziarvi di tutto il cuore, grazie a Conselve, alla Proloco, a tutti quanti che ci hanno ospitato qui come ogni anno, sempre un piacere arrivare fin qui in fondo da Jesolo, quindi grazie a tutti, da tutti gli amici di Via Colombo, ragazzi, grazie, 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 al prossimo anno. Veramente, siete formidabili. Grazie, grazie a voi. Attenzione su strada ragazzi, ok? Però per noi è sempre un piacere, un onore noi avervi qui con noi. E poi avete delle performance che sono straordinarie, un corpo di ballo, guardate che costumi! Con le luci poi, guarda come si salta! Questo Roberto, che loro hanno una sarta che fa tutti questi costumi! Dai, dai, compi! No stop, carnevale, no, Silvia, anche tu, dai, vieni, vieni. Allora, io adesso mi tolgo le scarpe come le grandi VIP, va bene, come VIP, cavolo. Ok, facciamo una grande discoteca, naturalmente avremo l'opportunità, ha vinto Free Radio Conserve.it, quindi siamo in diretta, salutiamo gli amici perché il mio microfono è collegato, stiamo andando in diretta, mi dicono che la risposta è diversa, tantissima gente che ci sta ascoltando e qualcuno ha anche telefonato, ha detto che siamo di Mattacchione. Mattacchione, quindi siamo ascoltati da www.radioconselle.it. Sì. Cari amici di Via Colombo, insomma, vi portiamo in giro per il mondo. Naturalmente ringraziamo il conduttore che in questo momento sta trasmettendo, Sergio Copuccio, insieme al direttore tecnico artistico Gianfranco Picelli. E noi nel frattempo ringraziamo i trattoristi, i carrellisti, lo staff dietro le quinte di questi carri meravigliosi. Avete visto che creatura che abbiamo portato qui a Consalve grazie all'amministrazione, alla Proloco, a tutte le associazioni, e ringraziamo anche i commercianti, gli sponsor, tutti! Anche perché questa edizione rimarrà negli annali. Ma vedi la storia, perché ciao! Abbiamo iniziato alle 14.45 e non sappiamo ancora a che ora termineremo. Esatto. Andiamo avanti ragazzi! Andiamo con andiamo questo avanti. Grazie, grazie! Meraviglioso il coraggio grazie. Di saper sognare. E poi voglio sentire il nostro pubblico se qualcuno ha un sogno in serbo, tanti sogni. Avete nel cassetto pieno, ormai il mio è diventato un armadio a 4 ante. Pensa, pensa. Motore, metti la prima. No, non funziona più. Siamo qua. Dobbiamo spingere. Teniamo qua. Ah, è lei che dà gli ordini. Da me proprio. Ma come calcolano? Ok, grazie ragazzi, grazie per la vostra presenza, grazie al DJ per le musiche molto particolari che è riuscito a mixare. Ok, e adesso ci prepariamo al prossimo, un altro ci butta all'interno del mondo della storia, Viaggi a vapore, da Tombelle di Vigo Novo. E allora caro Roberto, questo gruppo, Tombelle di Vigo Novo, appunto, con Viaggi a vapore, è composto da tante persone di età, di tutte le età diciamo, in un incontro tra passato e presente che è il filo conduttore del loro spettacolo. Propongono un caro a tema aviazione, stile steampunk, una subculture che immagina il passato come se il futuro fosse avvenuto prima. Rappresentiamo dei mezzi di trasporto che sarebbero potuto essere immaginati durante la rivoluzione industriale.
immaginazione, creatività, viaggi, sogni, passato, futuro, si incontrano nel nostro progetto e nella nostra continua ricerca di esportare allegria e vivacità. Ricordiamo che ogni pezzo che compone il nostro